Avevo preparato tutta la recensione classica da impostare con un bel green screen, con un testo abbastanza curato e tutto il resto, però ho detto non sarebbe nello stile di Joe Exotic. Quindi la prima cosa che ho pensato, ho detto green screen scrauso senza sostituzione, tigri di peluche, giubbotto e camicia molto discutibili e parliamo di questo film. Donald Trump concederà la grazia a Joe Exotic. Non è una notizia confermata, ovviamente, però è un po' sulla bocca di tutti coloro che si sono appassionati alla nuova serie Netflix, appunto Tiger King, basata sul personaggio molto discusso, di Joe Exotic. È giusto che venga scagionato? Come sempre, noi di Monster Movie non ci esponiamo in giudizi in questo merito. Ma come d'altronde gli autori della serie, rimaniamo in una posizione neutra e presentiamo i fatti per come sono. Il fatto in questione è che la serie è molto bella, ha un ritmo eccezionale, è il classico prodotto di Netflix documentaristico di alto livello. Ma chi è Joe Exotic? Beh, Joe Exotic lo capiamo semplicemente dalle sue parole, che ce lo dice spesso. Chi è lui? Letteralmente sono Joseph Schreigovogel, ma nessuno riesce a pronunciarlo e quindi sono Joe Exotic. Sono un gay redneck che ha sposato due eterosessuali. Joe è una persona decisamente sopra le righe e spesso trascende il quieto vivere civile. Joe è proprietario di uno zoo, ma non di quello che vi state immaginando, il classico zoo con un personale accogliente che è molto interessato alla biodiversità e alla salvaguardia naturalistica e tutto il resto. No, Joe gestisce uno zoo come se fosse, diciamo, il suo parco privato, che effettivamente lo è. Il suo personale è composto da ex detenuti o, diciamo, dei vagabondi che trova per strada. Lui è re del suo parco e i suoi dipendenti sono i suoi sudditi. Il nome originale della serie è Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, perché appunto non c'è solamente la questione di biopic sul suo zoo e sulla sua attività con le sue tigri, ma è una vicenda che è molto più complessa. In particolare si parla dello scontro ideologico, concreto e processuale tra Joe Exotic e l'animalista Carol Baskin, appunto la sua principale nemesi. Un'animalista estrema proprietaria del Big Cat Rescue, un santuario di felini provenienti da strutture di allevamento in cattività. Il loro rapporto è totalmente burrascoso, si passa da minaccia di morte a appunto un caso processuale per tentato omicidio, quindi una storia non del tutto da prendere alla leggera. Negli ultimi anni il mondo produttivo dei documentari è variato parecchio e Netflix è uno dei principali artefici di questo cambiamento. In modo particolare perché si è passato da documentari di stampo classico, ovvero indirizzati a un determinato tipo di target, abbastanza piatti e stantii nella narrazione, a vere e proprie narrazioni seriali, quindi uno storytelling molto più coinvolgente, molto più moderno e più ibridato a diversi altri generi. In particolare, Netflix negli ultimi anni ha puntato molto al sentimento voyeuristico dello spettatore nei confronti di vicende reali o verosimili che si basano principalmente sulla devianza. Parliamo di documentari su serial killer o appunto su omicidi irrisolti e tutto il resto. E non è tanto escluso anche Tiger King, appunto perché la componente processuale è molto importante. I personaggi reali di questa serie sembrano appartenere a dei giochi di ruolo, sono molto caratterizzati e soprattutto il protagonista è molto sopra le righe e si interfaccia a personalità diverse, ma non meno discutibili. Dato il successo di questa serie, si è già pensato a un biopic cinematografico e si sono prese in considerazione già delle personalità come attori. Si è proposto Edward Norton, Sylvester Stallone ha mostrato interesse, ma lo stesso Joe Exotic ha desiderato che il suo ruolo, il suo personaggio, venisse interpretato tra Brad Pitt o David Spade. Questa storia reale si presta molto a diversi tipi di narrazione, appunto, dal punto di vista documentaristico ha già dimostrato di poter essere potenzialmente una bomba. Dal punto di vista cinematografico e seriale, TV seriale, vediamo quello che succederà, però io credo proprio che abbia un numeroso potenziale perché le vicende sono veramente diverse all'interno di questa storia, si incrociano, si intrecciano, diciamo, i personaggi
personaggi, le vicissitudini di tutte, c'è la questione del parco che spesso cambia di proprietà, c'è la questione totalmente animalista di come non esista ancora una legge negli Stati Uniti d'America che regolamenti il possesso di animali esotici, in questo caso particolare di felini. Di matrice privata e quindi la serie punta molto il dito contro questa mancanza tipo di regolamentazione e, perché di per sé, come diceva il collega di Monster Movie Carlo, il nostro vicino potrebbe avere un animale esotico e dopo si lamenta perché gli ha divorato il vicino, che in questo caso, in questo ipotetico scenario, sarei io o sareste voi. Guardatevi lo show, fatevi la vostra idea e soprattutto divertitevi e se volete cantate con me.